si è conclusa con l'oscurità, con esito positivo, la tutt'altro che facile missione di salvataggio di un cane finito nei guai sull'altopiano dopo lo scivolone in un dirupo di montagna nel bosco che non lasciava possibilità di risalita né alcuna via d'uscita e intervenire il soccorso alpino. L'episodio, avvenuto nel pomeriggio di domenica, ha visto come protagonista Asia, una cucciolona dal manto bianco a pua neri che peraltro era abituata a destrezzarsi in zona di montagna, essendo di proprietà di una famiglia locale di Enego. La vivace cagnolina di soli 15 mesi era sfuggita al controllo del suo padrone, forse per rincorrere un animaletto selvatico, andando a cadere in un dirupo. La zona corrisponde ai dintorni del settimo tornante della strada che da Primolano porta ad Enego. Pare senza riportare ferite o fratture, rimanendo però a guaire in attesa del proprietario che era riuscito ad individuarla, chiedendo aiuto al 118. Su richiesta dei vigili del fuoco sono state attivate il soccorso alpino di Asiago e della pedemontana del Grapp, che hanno portato sul campo 9 tecnici. Arrivando il buio non è stato semplice individuare il cane perché non si trovava esattamente sotto una verticale. Una volta vista e avvicinata, Asia è stata imbragata, assicurata e sollevata verso l'alto. Attorno alle 20:30 la missione di salvataggio si è conclusa con successo senza far correre pericoli a nessuno, vista l'esperienza e l'attrezzatura idonea a compiere questo tipo di recuperi.